Noi riusciamo a maturare una certa intelligenza emotiva se iniziamo a riconoscere che le emozioni in generale, le mie e quelle degli altri, hanno una loro dignità. Non è così scontata questa cosa, eh? Perché noi veniamo da tradizioni culturali e in parte anche spirituali in cui il mondo delle emozioni è stato assolutamente denigrato, ritenuto inferiore al mondo della razionalità. Per la maggior parte, non per tutti, ma per la maggior parte di filosofi della tradizione occidentale, l'essere umano al top della sua umanità è l'essere razionale. Le emozioni hanno a che fare un po' col mondo animale, col mondo di serie B. E noi dovremmo, secondo molti pensatori, distaccarci dal mondo delle emozioni. Perché? Perché sono scomode, sono spiacevoli, ci fanno fare brutte cose. Se io mi arrabbio e perdo il controllo, magari inizio a tirar schiaffi, a comportarmi male. Quindi sapete che c'è? È meglio non arrabbiarsi, perché arrabbiarsi fa male alle relazioni, no? Oppure è brutto essere tristi, no? Quindi sapete che c'è? Allontaniamo da noi la tristezza. In questo anche una certa tradizione orientale è molto vicina a questa cosa, no? C'è un concetto di distacco dalle emozioni. E quindi appunto una tradizione culturale in questo senso. Poi c'è una tradizione anche un po' spirituale che però vorrei invitarvi a guardare con un occhio critico, cristianamente critico. Perché? Che se noi vediamo invece la grande ricchezza delle scritture e della nostra fede, è impermeata di emozioni, lo abbiamo visto già nel momento di preghiera. Cioè il Dio cristiano è un Dio che ama, si arrabbia quando vede delle ingiustizie, ha compassione, viscere di misericordia, ok? Tanto è vero che molti filosofi dicevano: ah, ma questi cristiani, vi siete fatti un Dio a vostra immagine e somiglianza, addirittura Dio dovrebbe essere perfetto, senza emozioni, e invece voi ci raccontate di un Dio che si commuove, di un Dio che ama. Che sono queste emozioni? Toglietele, Dio è perfetto. Queste le chiamavano affezioni, dell'animo umano, cose da mandar via. E anche una certa tradizione spirituale, spiritualista, ogni tanto ha fatto capolino, e ancora oggi un po' ci rimane. Per esempio, noi potremmo dire: vabbè, dai, bambini, basta, non litigate, non arrabbiatevi. Oppure: e dai, non piangere, ma che sono queste cose? Cioè io già subito inizio a condannare un'emozione, una sua espressione emotiva. Quando invece noi abbiamo tutta una tradizione, ripeto, che parte proprio dalle scritture e anche nella vita di Gesù. Vi ricordate quando Gesù prova delle emozioni? Per esempio? Una alla volta. Piange, quando è che piange Gesù? Lazzaro, c'è anche un altro momento in cui piange. Davanti a Gerusalemme, ricordate? Piange, lo dicono espressamente. Poi si arrabbia, poi dice che chi dice che mandava via soltanto gli animali, però intanto si vede che le si è arrabbiato, in qualche maniera si è arrabbiato. Poi, lì si arrabbiava contro i farisei, non gliele mandava a dire. Cosa fa? Come la chiamereste quell'emozione? Compassione, ok? Poi c'è anche un'altra cosa, sul Getsemani Gesù cosa fa? Prova l'angoscia, che è la forma più estrema della paura. Quindi altro che non avere emozioni. Cioè, noi ci diamo come modello di vita, perché ci diciamo cristiani, e diciamo che Dio, 100% Dio, 100% uomo, e quindi
vediamo in lui, e gli evangelisti ce lo raccontano, come avesse una forte ricchezza emotiva. Ci sarebbero tanti altri passi, adesso non facciamo tutto un corso esegetico su questo, però vedete come già ci vengono in mente tantissimi episodi. E anche prima, tutto l'Antico Testamento riporta questo Dio che ha la compassione, le viscere di misericordia. E anche quando qualcuno deve essere salvato, deve essere convertito, la prima traccia è, guarda caso, sulla sensibilità del cuore. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi metterò il cuore di carne. Cioè l'insensibilità non va d'accordo con la fede. Nell'Apocalisse viene detto: magari tu fossi caldo o freddo, ma siccome sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. Però vedete quante volte invece mi ci metto anch'io come genitore, e per tutti quelli che fanno azione di annuncio come figura educativa, se vediamo un bambino che si arrabbia, magari l'istinto è quello di negare la rabbia sua, di dire no, non va bene, stai buono, lascia stare, mettiti via da parte, perché la rabbia non è da bravi bambini. Poi la rabbia è vero che può far male le relazioni, però intanto, ecco, io devo capire, devo ascoltare che lì quella rabbia, devo riconoscere che in quella sensibilità emotiva io non posso passare col carro armato ad appiattire tutto. Diventa difficile gestirmelo, e infatti cercheremo di capire cosa fare davanti a queste situazioni. Però intanto io devo partire da riconoscere una legittimità al sentire altrui, ma anche al mio. Al mio. Le mie emozioni sono importanti. Non è detto che debba per forza esprimerle tutte, esprimerle al 100%, ne parleremo, ma intanto io lo so che le mie emozioni sono importanti. Perché? Chi vuole provarle?